un cuore che sente un contrasto struggente, simile a quello che dovette sentire Gesù entrando a Gerusalemme e pensando alla croce che lo attendeva. Un cuore anche in pena per le tragedie del mondo, come quelle avvenute nelle chiese copte in Egitto o a Stoccolma. Un cuore che chiede di essere convertito al bene, lasciando le tentazioni della violenza e del terrore. Papa Francesco evoca questa immagine sia all'Angelus che nell'omelia della messa della Domenica delle Palme, inizio della Settimana Santa. Tra gli ulivi e i parmureli intrecciati, segno della gioia per l'arrivo di Gesù, si intravedono le sofferenze che dovrà patire. Le calunnie, gli oltraggi, afferma il pontefice, i tranelli, i tradimenti, le percosse, fino alla crocifissione. È la via della croce che porta al trionfo e che è la stessa anche per noi. Per questo non bisogna rifiutarla, buttarla, ma accettarla con il Signore a nostro fianco. Gesù non è un illuso che sparge illusioni, non è un profeta New Age, un venditore di fumo, ma il Messia che serve, il grande paziente del dolore umano. È presente in tanti nostri fratelli e sorelle che oggi patiscono sofferenze come lui. Soffrono per un lavoro da schiavi, soffrono per i drammi familiari, soffrono per le malattie, soffrono a causa delle guerre e del terrorismo, a causa degli interessi che muovono le armi e le fanno colpire. Uomini e donne ingannati, violati nella loro dignità, scartati. Gesù è in loro, in ognuno di loro. E con quel volto sfigurato, con quella voce rotta, chiede, ci chiede di essere guardato, di essere riconosciuto, di essere amato. La croce parla soprattutto ai giovani che in Piazza San Pietro celebrano la giornata della gioventù a livello diocesano. Ha parlato ai ragazzi di Cracovia che la passano a quelli di Panama, sede della prossima GMG nel gennaio 2019. Ha parlato a Suor Maria Lisa, che nella veglia di preghiera sabato sera nella Basilica di Santa Maria Maggiore racconta il desiderio di vivere consumata da qualcosa di grande, delle scuse accampate al Signore prima della resa e prima di dedicarsi all'animazione di strada alla periferia di Reggio Calabria. Io sono tanto grata al Signore perché con questi figli e fratelli posso sperimentare tutto questo e ricordarmi che ogni giorno è possibile scegliere di gustare la bellezza di Dio se facciamo agire in noi questo amore, se siamo disposti a sporcarci le mani rimanendo col cuore pulito. Pompeo ricorda i suoi 8 anni, la scuola di San Giuliano di Puglia, il terremoto che la fa crollare, il suo silenzio e il suo digiuno durato una settimana appena ha saputo della sorte dei suoi 27 compagni e della maestra. Ma poi la decisione di vivere per loro, anche se in carrozzina, anche se a 18 anni bisogna affrontare la dialisi. Non cambierei quasi nulla della mia vita, di quella tragedia. Vorrei solo che i miei amici fossero qui, solo questo. Per il resto, quella sofferenza, questa sedia a rotelle, mi hanno insegnato a vedere la bellezza nelle piccole cose e mi ricordano ogni giorno la fortuna che ho. Papa Francesco sceglie, dopo aver ascoltato, di offrire a braccio la sua riflessione ai giovani in cammino verso Panama e verso il Sinodo. Chiede loro di rischiare per qualcuno, per qualcosa, di ascoltare i nonni per portare avanti i loro sogni e soprattutto di essere primavera, aperti all'incontro e alla vita. Il Sinodo è il Sinodo per e di tutti i giovani. I giovani sono i protagonisti, ma anche i giovani che si sentono agnostici, sì, anche i giovani che hanno la fede tiepida, sì, anche i giovani allontanati dalla Chiesa, sì, anche i giovani che, non so se qualcuno, ma magari ci sia qualcuno, i giovani che si sentono atei, sì, questo è il sinodo dei giovani e noi tutti vogliamo ascoltarci.